Grande evento alla piscina 09 con la nazionale di pallanuoto che ha incontrato i giovani pallanuotisti. Un bellissimo evento non solo per la piscina ma anche per tutta Roma e per gli impianti, i poli natatori della nostra capitale. Esatto, l'impianto 09 è una piscina comunale gestita in partnership pubblico-privata con una concessione, è una piscina di tutto rispetto, 50 metri, quindi dimensioni olimpioniche, che peraltro viene messa a disposizione dei futuri europei di nuoto del 2022, quindi questa è una bellissima notizia. Ancora, qual è stata la bellezza della mattinata? È stata vedere una squadra campione del mondo sfidare e nuotare dei giovani nuotatori che magari nascondono tra loro i futuri campioni italiani. L'Italia sta dando molto nel nuoto, io credo che ospitare gli europei nel 2022 sia un bellissimo segnale e chiaramente non posso che fare in bocca al lupo a tutti gli atleti e in bocca al lupo a tutti i nuotatori che magari vogliono fare agonismo e sviluppare questo bellissimo sport, portarlo a livelli altissimi. L'evento prenatalizio alla piscina 09, una grande festa. Sì, una grande festa dove in realtà vediamo appunto grandi campioni e giovani nuotatori che nuotano insieme, peraltro portando avanti quei valori dello sport che sono valori che dovremmo utilizzare tutti noi nella vita, no? Il rispetto per l'avversario oppure in una grande competizione. Credo che sia un bel esempio di come possiamo crescere nel rispetto reciproco. Piscina 09 che si candida anche ad ospitare discipline nel 2022 quando Roma ospiterà gli europei. Sicuramente anche quella potrebbe essere una grande occasione per 09, per Roma Capitale. Esattamente, un impianto comunale che viene messo a disposizione di una grandissima competizione internazionale. Noi ci siamo e credo che in questa vasca ci saranno delle sfide ad altissimo livello. Roma, la nostra capitale, ha tante piscine anche in periferia, questo è un bel segnale, non solo le piscine che si conoscono come Foro Italico e tante altre. Sì, la nostra capitale ha oltre 100 impianti, non tutti piscine, ma oltre 100 impianti che stiamo via via rimettendo, come dire, tutti a posto, ci vorrà del tempo, ma è un'attenzione, un segnale allo sport e allo sport nelle periferie, perché praticare un'attività sportiva adesso indipendentemente dal livello, non siamo tutti agonisti, non siamo tutti campioni, ma ci consente di iniziare ad avere uno stile di vita sano, che è di fatto la base per ciascuno di noi, quindi diffondere la pratica sportiva a tutti i livelli è per noi una, come dire, un principio fondamentale, e farlo anche all'interno di strutture pubbliche dove peraltro le tariffe sono tendenzialmente più accessibili ci consente di arrivare un po' a tutta la popolazione. Mancano pochissimi giorni al Natale, alla fine dell'anno, cosa augura a tutti i nuotatori e pallanuotisti della nostra capitale in vista delle festività e anche della nostra regione? Beh, chiaramente a tutti gli sportivi, a tutti i nuotatori auguro di continuare gli allenamenti il più possibile, di staccare un attimo per le feste e poi di ricominciare e continuare a farci sognare come stanno facendo e come hanno fatto fino ad ora. Sono veramente una grandissima soddisfazione, un fiore all'occhiello per i romani che nel nuoto stanno dando tanto e per l'Italia. Quindi davvero buon Natale, buone feste e grazie per le soddisfazioni che ci state regalando. Abbiamo con noi il presidente dello 09 Pallanuoto che ha organizzato questa bellissima giornata del 7 Bello con i giovani pallanuotisti della 09. Una grande festa prenatalizia. Ma sicuramente un grande onore aver ospitato i campioni del mondo di pallanuoto qui da noi. È chiaro che Sandro Campagna ci ha dato questa grande opportunità perché siamo in un centro sportivo sicuramente all'avanguardia come struttura, come organizzazione e come tecnologia, perciò si può coniugare perfettamente con i grandi eventi, i grandi movimenti sportivi e soprattutto quello che è il lavoro di base. Noi abbiamo anche noi la squadra di pallanuoto qui, la squadra di A2, tutti i settori giovanili, e oggi per loro è stato non un sogno ma una grande possibilità, e chissà che non sia un grande stimolo per poter fare anche qua pallanuoto ad alto livello. Europei del 2022 assegnati all'Italia a Roma, e quindi Piscina 09 si candida anche con uno dei possibili poli per alcune discipline. Ma intanto noi ringraziamo la federazione per un progetto che ha fatto di altissimo livello insieme al Comune di Roma, e abbiamo vinto e siamo stati assegnati dei campionati europei di nuoto del 2022. È chiaro che per tutta la nostra città e il nostro paese rappresenta non solo una grande opportunità di crescita, di sviluppo, ma una grande opportunità per il mondo dello sport, e noi metteremo
a disposizione il nostro impianto per quella campionati europei del 2022. Il nostro impianto sarà a loro disposizione. Un pensiero, Presidente, per queste festività natalizie a questi giovani nuotatori e pallatonisti della piscina 09 in vista di queste festività. L'augurio che faccio a tutti, tanto sport a tutti e tanto benessere a tutti. Grazie e buone feste a tutti quanti. Grazie anche a voi. Grazie, grazie. Siamo oramai molto vicini alle festività natalizie. Sandro Campagna, grande entusiasmo dei ragazzi dello 09 con il 7 bello che oggi ha dato una grande dimostrazione di affetto a tutti questi ragazzi alla piscina 09. Abbiamo ricevuto due dei regali perché veramente non ci aspettavamo di venire qui a fare un allenamento e trovare 500 persone, tanti bambini, quindi significa che c'è un grandissimo affetto intorno a questa squadra. Noi abbiamo cercato di ricambiare facendo un allenamento di alta qualità, per cui tutti quanti hanno potuto ammirare le gesta tecniche che fanno questi grandi giocatori e soprattutto poi ci siamo messi a giocare con loro e quindi abbiamo dato questa gioia di pre-Natale di poter essersi allenati con i ragazzi del Sette Belli. Un anno, il 2020, molto importante. Europei e poi Olimpiadi, dove soprattutto nel secondo evento molto spesso tutta l'Italia lascia le spiagge per seguirvi e fare il tifo. Sì, hai detto bene, stagione lunga, già iniziata con la World League, ma proseguirà con gli europei a gennaio, quindi siamo in piena preparazione per i campionati d'Europa, dove ci vede già qualificati al torneo olimpico, per cui sarà un appuntamento per testare la nostra condizione e il nostro livello di gioco. Poi il nostro appuntamento importante, non soltanto nostro, come dici tu, di tutti gli italiani che ci aspettano, sono le Olimpiadi di Tokyo, che dal 26 luglio al 9 di agosto, quindi andate pure in vacanza, ma sempre portatevi con voi un televisorino, un telefonino per cercare di guardare le partite nostre. Coach, l'Italia viene da due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, so che adesso c'è l'ostacolo, tutti si aspettano l'ostacolo più duro, episodi, fattori, però ce la giocheremo anche a Tokyo. Argento a Londra e bronzo a Rio, quindi ci manca veramente il metallo più prestigioso per chiudere in bellezza questo ciclo di 10 anni che ci ha visto sempre protagonisti. Noi ci proviamo perché siamo una squadra in crescita, siamo una squadra molto unita, siamo una squadra che ha grande desiderio di vivere e far vivere emozioni. Poi ci sono gli avversari, però ce la giochiamo. Coach, un augurio per queste festività natalizie a tutti, anche i nuotatori, amatori, pallanuotisti italiani. A tutto il mondo acquatico, e siamo più di 5 milioni, e tutto il mondo acquatico laziale, che sicuramente è numerosissimo, che ci segue sui social, ci segue in diretta, ci segue in TV, ci segue negli allenamenti, quindi tanti 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 carissimi auguri di buon Natale, serene feste e un buon anno. Grazie, di in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Presidente Barelli, una bellissima kermesse qui alla piscina 09 con il 7 bello che si allena davanti ad un pubblico molto numeroso. Pallanuoto che negli anni olimpici attira la passione anche di tanti persone meno appassionate. Ma la pallanuoto italiana è fra le prime al mondo e credo che specialmente il Sette Bello sta ormai entrato nel cuore degli italiani. Abbiamo vinto, hanno vinto i ragazzi i campionati del mondo in Corea quest'estate, ma sono già due edizioni consecutive e vanno sul podio alle Olimpiadi. Entriamo nell'anno olimpico e i ragazzi si stanno allenando a quello scopo, sono già qualificati avendo vinto i campionati del mondo. Sono venuti qua a giocare con i ragazzi, i giovani specialmente del 09, con prima una partita di esibizione e ora giocando con loro. Questo club è molto 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 appassionato e quindi credo che sia un'ottima promozione. Presidente, abbiamo un sogno di ripetere Barcellona 92, che fu una grande impresa con Ratko Rudic, ci riuscirà Sandro Campagna? Ma non lo so, perché tutte le squadre saranno agguerrite per andare sul podio e vincere Olimpiadi. So che i ragazzi sono concentrati per questo appuntamento, sono già appunto qualificati, hanno davanti a loro 7 mesi di duro allenamento che deve anche combinarsi con un campionato che è il campionato più bello del mondo per club. Quindi la strada è ancora lunga, la cosa importante per la federazione è che siano sul pezzo e siano concentrati e vadano là a giocarsi tutto quello che possono giocarsi. Quindi, dopodiché il risultato dipende da tanti fattori,
e incrociamo le dita. Intanto abbiamo anche il 7 rosa che cercherà il passo olimpico e poi abbiamo con l'importante appuntamento degli europei di gennaio. Ma sì, allora il 7 rosa deve qualificarsi, quindi per qualificarsi agli europei della seconda metà di gennaio, dove tutte e due, i maschi e le ragazze, sono impegnate nel campionato europeo, ma le donne dovranno qualificarsi. I maschi sono già qualificati, per qualificarsi devono arrivare i primi o magari i secondi dopo l'unica squadra che è già qualificata, che è la Spagna. Quindi impegno molto 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 duro, ma insomma sono in questo momento negli Stati Uniti in allenamento collegiale, daranno il massimo, incrociamo le dita anche per loro. Presidente, un pensiero per tutti i pallanuotisti giovani ed anche per tutti i nuotatori italiani alla vigilia di queste festività natalizie e del 2020 e per la pallanuoto italiana. Ma io credo che questi ragazzi hanno in tutte le discipline, che sono nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere, nuoto per salvamento, hanno dato un esempio allo sport italiano di efficienza e di capacità e di qualità, quindi continuare in questo modo in uno sport, il nostro, che va a acqua calda, quindi molto complicato, molto difficile, non solo per le famiglie ma anche per chi ha impianti sportivi come ad esempio quello del 09, per gli alti costi che diciamo, ahimè, per noi le altre discipline non hanno, perché ripeto, noi andiamo ad acqua calda, quindi in bocca al lupo e rimbocchiamoci le maniche e diamo sempre un'immagine meravigliosa del nostro mondo al paese. In questa domenica prenatalizia non poteva mancare Roma Capitale con il presidente della commissione sport Angelo Diario. 7 bella 09, un bellissimo evento anche per la nostra capitale. Sì, è stata una mattinata eccezionale, abbiamo visto i nostri campioni, i campioni del mondo della pallanuoto, allenarsi in una struttura di proprietà del comune, che è un gioiello, un orgoglio per la nostra città. 500 genitori e appassionati sono accorsi sugli spalti per godersi questo spettacolo e siamo venuti appunto a porgere il saluto da parte dell'amministrazione, a dimostrare concretamente il quanto ci teniamo a che queste strutture offrano dei servizi sempre migliori. Tante piscine a Roma, ma soprattutto negli ultimi anni sono sviluppate anche nelle periferie. Sì, è vero, sono tra l'altro proprio adesso in corso dei bandi per aprire nuove piscine in periferia, parliamo di Sette Camini, quindi fortunatamente non è più a Roma, non c'è più la situazione di tanti anni fa dove erano poche le piscine, dove bastava aprire una piccola piscina magari non particolarmente bella per vederla piena. No, oggi c'è molta concorrenza, il che va bene, va benissimo e spinge quindi anche gli impianti comunali a migliorarsi sempre più, offrire servizi di migliore qualità. Questo, ecco, ne è un esempio e quindi siamo veramente molto contenti. Messaggio di auguri per queste festività natalizie per il 2020 a tutti i nuotatori e pallanuotisti romani e della nostra regione? Sì, un augurio a tutti di guardare al 2022, perché no, sognando l'appuntamento con i campionati europei che ospiteremo qui. E ecco, tra l'altro questa è una delle strutture dove molto probabilmente, ancora non lo diciamo, ma molto probabilmente si svolgeranno le gare. E quindi guardiamo al futuro, al prossimo anno, ai prossimi 3 anni con grande entusiasmo. Grazie e buone feste. Grazie a voi, buone feste. Grande festa prenatalizia la piscina 09 con il 7 bello. Riccardo Ernore, un grande entusiasmo da parte dei giovani. Beh, è importante avere l'elite qui allo 09, una squadra che rappresenta non soltanto il top, avendo vinto il campionato del mondo, ma rappresenta anche quello che è un po' il principio motore dello sport, no? E raggrupparsi, ragazzi che lavorano intensamente durante gli allenamenti, e avere qua oggi la nazionale nuoto di pallanuoto, campione del mondo, per noi è una grande soddisfazione. Nuoto paralimpico che sarà, e pallanuoto che saranno presenti alle Olimpiadi di Tokyo, speriamo di avere bei risultati. Beh, diciamo che quest'anno è stato un anno glorioso sia per la pallanuoto olimpica che per la nazionale di nuoto paralimpica. Abbiamo vinto il medagliere ai recenti mondiali di Londra 2019 e questo fa ben sperare, ovviamente ci dà molte più dobbiamo assolutamente lavorare meglio per cercare di mantenerci ai livelli di quest'anno. Parlavo con Sandro Campagna, ovviamente sarà più complicato perché saremo le squadre da battere. Per quanto riguarda la festa odierna, grande entusiasmo, e cosa augura ai giovani pallanuotisti e nuotatori in vista delle prossime festività?
e del 2020? Beh, noi sportivi abbiamo una concezione un po' particolare delle festività, nel senso nei momenti di chiusura delle scuole noi ci alleniamo di più, quindi se gli altri ragazzi stanno in famiglia a festeggiare, noi festeggiamo, allo stesso tempo approfittiamo di queste giornate libere per allenarci e preparare la stagione nel miglior modo possibile. Grazie e buone feste. Grazie a voi, auguri.